Ha ribadito il suo disappunto per le 3.000 persone radunate in piazza l'altra sera. Il prefetto Laganà ai rappresentanti dell'Associazione Imprese Unite che le hanno chiesto in mattinata un incontro. Follia, ha ripetuto il prefetto, in un momento come questo, in cui l'aumento dei contagi non ammette passi falsi. Comprensibile lo spirito della protesta, ma in comitato ordine e sicurezza la linea dettata è chiara. Non verranno date autorizzazioni se non sulla base di una accertata possibilità che si svolga tutto come previsto dalle disposizioni in materia anti-Covid. Per la prossima staremo un po' più attenti, magari a scegliere posti più grandi, infatti parliamo di Venezia per il 6 novembre e diciamo che si è potuto chiudere un occhio proprio perché comunque Treviso si è dimostrata attenta al rispetto delle norme. Nei prossimi giorni l'associazione consegnerà al prefetto un documento con le istanze degli operatori penalizzati dal DPCM che la Ganà si è impegnata a far arrivare al governo. Le cose principali sono le mancanze che sono risultate dal decreto ieri sera, ovvero non si tiene conto ad esempio della circolarità che ha l'economia. Poi un'altra cosa che abbiamo chiesto ad esempio è di modificare lo scaglione per il quale è previsto il credito d'imposta sugli affitti. Poi ovviamente andiamo a parlare di cose molto molto care a noi, ovvero la cassa integrazione. Dopodiché bisogna assolutamente ribloccare le cartelle di Equitalia che sono state sbloccate al 15 ottobre. Prefetto consapevole della crescente tensione sociale anche nella Marca. Sicuramente c'è una tensione, c'è un disagio crescente perché oggettivamente è un anno che comunque ha portato ingenti perdite per tanti operatori, quindi noi ci auguriamo che non aumenti, è importante che arrivino queste risposte come sembra appunto stiano arrivando dal governo, quindi si sia una prima possibilità di intravedere anche come affrontare le difficoltà. Infine il commento alla provocazione del barista di Crevada che ha tenuto aperto il locale dopo le 18. Mi auguro duri per il tempo che è stato, un segnale che si è voluto dare. È chiaro che se dovessero permanere in questa apertura le forze dell'ordine dovrebbero tapparsi le orecchie e gli occhi e forse questo non può essere chiesto e non è consentito.